Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, a pochi passi dal centro abitato di Turiaco, in provincia di Gorizia. Grazie alla segnalazione di un nostro telespettatore, come vere faine dell'informazione ci siamo recati sul luogo incriminato per documentarvi qualcosa di inaudito. Un capannone artigianale da tempo abbandonato, mentre sul retro dello stesso, dopo adeguata copertura in modo tale da nascondere lo scempio, appare ai nostri occhi una valle di scarti inerti, ma soprattutto cumuli di amianto. Il tutto alla luce del sole. Per accedervi basta seguire il sentiero ricavato a fianco di un canale dell'irrigazione, distante meno di 10 metri dal luogo incriminato. Poi, superata la fitta vegetazione, appare in tutta la sua cruda realtà lo scempio ambientale. Da notare che il cancelletto laterale della recinzione non è nemmeno chiuso con il lucchetto, dunque qualsiasi vi ci può accedere all'interno senza problemi. Non serve essere un tecnico per capire che gli inerti presenti giacciono lì da lungo tempo, nell'indifferenza generale. Mi chiedo se l'amministrazione comunale di Turiaco, la polizia locale, ARPA, non si siano mai accorti di tale squallore, senza dimenticare i proprietari degli stabili vicini e il comune cittadino. Non siamo nel deserto, ma a pochi passi dalla zona artigianale, con una via di comunicazione parecchio trafficata. Se invece di Turiaco eravamo nella terra dei fuochi, tutti a gridare al lupo, ma quando questo si materializza dalle nostre parti si cerca di mistificare il tutto. Non chiediamo le solite risposte, ma che lo schifo venga rimosso e l'area bonificata al più presto, perché la salute non rientra nel patto di stabilità.